dichiarazioni di Da Rosso non hanno determinato la supposta responsabilità degli altri imputati. Da Rosso ha ammesso le sue responsabilità e comunque le sue dichiarazioni non sono state determinanti per le imputazioni a carico degli altri. Beh, però sta di fatto che lui è l'unico libero in questo momento. Beh, lui è l'unico libero perché si è assunto le proprie responsabilità. Ora, a me pare che nessuno degli altri imputati abbia voluto rendere interrogatorio per chiarire la propria posizione processuale. Voi avete raggiunto un accordo con la procura per sì, patteggiare? Sì, noi abbiamo raggiunto un accordo, sì, l'abbiamo patteggiato, sì. Avete un anno e 10 mesi? Corretto, un anno e 10 mesi, sì. Però ci sarà il giudice ovviamente che si dovrà pronunciare. Ma, adesso. Credo che la pena sia congrua per i fatti che vengono contestati e il giudice non avrà difficoltà a confermare questa scelta in punto e misura della pena. Come vive adesso Da Rosso? Ha ricominciato a studiare? Da Rosso è tranquillo, ha ripreso la sua attività di studio e sta superando questo momento particolare della sua vita. Ha paura, timori, è stato ancora minacciato? No, a me non risulta che sia stato minacciato e non mi ha manifestato alcun timore per la sua incolumità. Non è limitato nei movimenti, non ha preso precauzioni? No, ma guardi, per quanto possono essere esagitati gli ultras, non credo che Da Rosso possa avere questi problemi. Cioè, allora veramente se Da Rosso dovesse avere qualche problema, evidentemente manca il controllo del territorio nella Repubblica. Lui è uscito dalla curva? Ha preso le distanze dal mondo dei tifosi? In questo momento Da Rosso è colpito da DASPO per 5 anni, quindi ovviamente non potrà avvicinarsi agli stadi. Pare che nei giorni scorsi molti media abbiano affermato che i soggetti arrestati sono gravati dalla dichiarazione di Da Rosso. Lo sappiamo tutti che non è così. I soggetti che oggi sono in vinculis lo sono per elementi che gli organi inquirenti e requirenti hanno individuato o attraverso le immagini o attraverso ulteriori indagini. Quindi pregherei tutti di dosare le dichiarazioni a proposito della posizione di Luca Da Rosso. Vi ringrazio molto. Il 21 marzo è già finita l'udienza? Il 21 marzo è per la decisione sul patteggiamento. No, continua per quelle dell'abbreviato. Okay. Tra l'altro avevano chiesto i difensori di poterli far sedere accanto a loro, ma essendoci poca scorta non gli è stato consentito.